Dalla ricerca sugli esopianeti abbiamo capito che la Terra non è l'unico esemplare nella fascia di abitabilità di pianeti della nostra galassia. 3-4 miliardi di anni fa, su Marte molto probabilmente c'era acqua in forma liquida. L'effetto serra della sua atmosfera manteneva alte le temperature. Eravamo in condizioni molto simili a quelle della Terra. La Stazione Spaziale Internazionale è l'avamposto dell'uomo nello spazio. Rappresenta un laboratorio che può permettere di studiare tutta una serie di fenomeni fisici, medici, che sulla Terra sono completamente diversi per la presenza della gravità. A momenti ormai, a ore 8, forse 9. Rory, se la manchi. Ci siamo, comincia lo spasso! Le analisi fatte dal rover Curiosity sul cratere di Gale hanno dimostrato che in alcune aree di Marte ci sarebbero state le condizioni per supportare una vita anche di tipo semplice. Per esempio, possiamo pensare ai nostri microbi. Potremmo trovarci di fronte a una nuova rivoluzione copernicana che detronizza l'uomo nella sua unicità. Potrebbe, da una parte, essere la più grande scoperta scientifica, nella storia dell'uomo. Meno ossigeno, più anidride carbonica. Cosa speri che succeda esattamente? Spero di svegliarlo. Sei sicuro che non sia morto? Stiamo osservando la prima incontrovertibile prova della vita oltre la Terra. È bellissimo. Ma dall'altra ci potrebbe dare la sensazione di non essere soli in questo immenso universo. Ogni singola cellula è una cellula sia muscolare che nervosa. Tutto muscoli, tutto cervello. Lo riportate sulla Terra, quest'alieno? No, lo teniamo qui per studiarlo senza rischi. Questa creatura ha cancellato Marte milioni di anni fa. Se adesso arriva sulla Terra. Uccidiamo quest'affare.